Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, sono ancora vestita e truccata in questo modo perché stamattina ho un'oretta a disposizione, quindi ne ho approfittato per registrare alcuni video, tra cui devo registrare dei video di prodotti che ho provato e che vi voglio, quindi video recensioni. Ho fatto il mio solito check e mi sono trovata con una caterbata di prodotti che ho provato e che non, di cui non vi avevo ancora parlato, quindi iniziamo subito. Li divido ovviamente per argomenti. Il primo argomento sono prodotti di make-up e andiamo subito a cominciare. Il primo prodotto di cui voglio parlare è un pochino sporco, il pack, quindi la confezione, è questo correttore di Catrice, si chiama HD Liquid Coverage Precision Concealer. Allora, in italiano ovviamente non è scritto, sono 2,5 ml di prodotto nella colorazione, dovrebbe essere la più chiara, qua non vedo riferimenti numerici. È un correttore in liquido che ha questo applicatore similare a un eyeliner, quindi molto rigido. E questo è il suo colore, ovviamente a pieno. È un correttore molto liquido e molto come dire, leggero, non appesantisce. È un colorino beige che tende un po' a rosa, quindi ottimo per correggere le mie occhiaie, per illuminare più che altro che correggere le mie occhiaie. A me serve un prodotto per le occhiaie che mi schiarisca la parte interna e che mi illumini il contorno, quindi la parte di sotto. Non, di solito evito prodotti troppo corposi per il contorno perché ovviamente mi vanno a segnare tantissimo le rughette d'espressione. Questo è un correttore a lunga tenuta con ovviamente applicatore di precisione che aiuta a correggere le piccole imperfezioni e a definire il contorno labbra e anche il sopracciglio. Quindi io l'ho provato ovviamente in tutti i suoi usi. Le occhiaie, come vi stavo dicendo, mi coprono tantissimo. Per quanto riguarda pulire, illuminare e alzare le sopracciglia, non mi è piaciuto tantissimo, anche perché il prodotto ne si preleva parecchio con l'applicatore, quindi quando vado a creare una lineetta per pulire sotto al sopracciglio, si impasta con i prodotti matita, polvere, eccetera, che vado a fare con la quale vado a sistemarmi le sopracciglia, quindi non mi piace tantissimo. In più non mi illumina tantissimo qui sotto, che è la parte che io vorrei più alzare per fare un effetto lifting, quindi come correttore illuminante sotto l'arcata non mi è piaciuto. Come invece sistematore di delineatore di, anzi no, sì, correzione delle labbra, nì, nel senso che a differenza del sopracciglio mi illumina molto invece il contorno. L'ho provato con rossetti rossi tipo il MAC, eccetera. Ho prima di tutto corretto e illuminato la zona, l'ho sfumata con il dito, dopodiché sono andata ovviamente a mettere il rossetto e come ultimo step stavo suonando, il ciondolo stava suonando sulla scrivania, come ultimo step con l'applicatore ho cercato di scaricarla bella e meglio, ho corretto eventuali errori e come per le sopracciglia questo passaggio non mi ha fatto impazzire. La durata è buona, nel senso che fissato con la sua cipria, solo con la cipria mi dura tranquillamente 5-6 ore, non mi crea nessun problema, non vado da nessuna parte perché si fissa molto bene. Ovviamente se vado a fare una base completa con il primer e dopo lo spray fissante mi dura una vita. Come primer, come fissante spray in questo video sto utilizzando
dei prodotti che vi ho già vi ho recensito e ve li lascio nella scheda informativa perché li ho recensiti nello stesso video, quindi se vi va potete andare a sentire quali sono i miei prodotti per fissare, avere una base perfetta per 24 ore quasi. Una volta l'ho provato per 24 ore e non si è mosso nulla, quindi questo correttore mi sta piacendo. Poi avevo diverse provine di fondotinta, l'ultimo che ho provato è questo della Relastin, è un cosmetic camouflage, quindi un fondotinta correttivo ad altissima coprenza, ad alta coprenza, azione elasticizzante, pelli sensibili e reattive. Questo prodotto ha anche un SPF da 30 che non è da sottovalutare, io avevo la colorazione numero 20. Questa piccola confezione ha all'interno 3 ml e visto che è così corposo, io sono andata a poterlo utilizzare veramente per tante applicazioni, perché è un fondotinta sì super coprente, corregge la qualunque, ma anche molto, mi verrebbe dire che si tira tantissimo, quindi con poco prodotto si riesce a fare tutto il viso. Di recente ne avevo due di queste confezioni, la seconda l'ho inserita in un piccolo pot e ci ho aggiunto la metà, quindi lo stesso quantitativo di crema per fare una crema colorata un po' più leggero, un fondotinta un po' più leggero, che avesse anche ovviamente questa struttura della crema idratante, quindi non fosse super pesante, visto che si stanno avvicinando la bella stagione, non mi va di avere comunque una base troppo forte in primavera e estate, mi piace più lasciare il viso natural, quindi un pochino più naturale. E quindi mi è piaciuto, mi sta piacendo anche miscelato con la crema. Questi ovviamente sono prodotti per chi ha delle forti imperfezioni, chi ha dei problemi sul viso molto importanti. Io sì ho qualche brufoletto, qualche piccola imperfezione, quindi per me è un pochino troppo, quindi non acquisterei il prodotto in full size, però così da provare mi è piaciuto. Aiuto, sto morendo. Ultimo prodotto per questo video è questo kit di Collistar, io l'ho preso con il 40% di sconto da Sephora. All'inizio costava 19,90 euro, io l'ho pagato 11,90 euro. È il kit sopracciglia impeccabile, cera modellante e polvere colorata nella colorazione 1. La confezione all'interno è questa, quindi non è grandissima. E ha al suo interno ovviamente uno specchietto che ha ancora la sua pellicola indicativa che andrò a togliere, e poi ha questa che è la crema e questa che è la polvere, con dei piccolissimi applicatori all'interno, di cui uno è un pochino sporco perché l'ho utilizzato, è un pennello angolato molto morbido, ma sono veramente microscopici, e l'altra è una spugnetta in silicone con una bella punta rigida. Allora, vi faccio vedere le colorazioni, non vorrei sporcare troppo. È una colorazione fredda. Allora, qui c'è la cera. Scusate il telefono, e qui c'è la polvere, quindi sono molto simili. La polvere ovviamente è leggermente più scura per andare a fare chiaroscuro e creare un sopracciglio più naturale. Mi piacciono molto la crema, la cera è un pochino più calda rispetto alla polvere. Mi è piaciuta molto come prodotto, eccole qua sulla mano. Oh, questa è la crema e questa è la cera e questa è la polvere. Mi sono piaciuti molto, però ho avuto un attimo di difficoltà nell'applicazione, nel senso che la confezione dice che con il pennello angolato va prelevata la polvere e iniziata a ridefinire il sopracciglio. E poi per andare a effettuare peletti un po' più scuri per dare tridimensionalità all'occhio, si utilizza questo altro applicatore con la polvere. Questo applicatore con la polvere non mi piace, nel senso che dovrebbe dare quasi l'effetto di una matita, ma io non la riesco a utilizzare, non ci riesco proprio. Però sto cercando di fare una linea, non riesco a
a riempire, neanche sulla mano riesco a fare una linea tale da permettermi di creare dei piccoli peletti, quindi questo non mi è piaciuto. Ora andiamo per step, altrimenti mi perdo. Quindi, l'effetto, loro due soli, un bellissimo sopracciglio definito ma naturale. Ho il top se prima di tutto utilizzo una matita. Quindi vado a sistemare la parte iniziale, eventuali buchetti, poi prendo la cera e vado a iniziare a dare un po' di spessore nella parte iniziale e poi con la polvere a definire la parte finale del mio sopracciglio. Questo full, quindi tutti e tre i prodotti, perfetto, mi piace moltissimo. Ha una durata, intera giornata, alle 12 ore, me le fa tranquillamente. Passiamo ora a come applicare il prodotto. Ho provato ad applicarlo, come vi stavo dicendo, come indicato in confezione e non mi è piaciuto per il semplice motivo che secondo me gli applicatori, come indicati nella confezione, non danno l'effetto migliore, quindi Poi ho provato a invertire i due applicatori, nel senso a utilizzare la spugnettina in silicone per la cera ed è no, cioè proprio questo applicatore per me è proprio bocciatissimo. Assorbe anche la cera, invece con la polvere non funziona. Invece il pennellino angolato con la polvere è perfetto, ne preleva il quantitativo giusto, riesco a sfumare e a evitare contrasti eccessivi, quindi mi piace molto. Visto che dei due applicatori nessuno dei due mi dà il massimo con la cera, ho provato ad applicare la cera con dei diversi applicatori. Allora, mi si era scaricata la batteria, ho dovuto cambiare un attimo, non so se l'inquadratura è simile a quella che c'era prima. Comunque, stavo dicendo, visto che la cera con i due applicatori inseriti non mi piace per niente, ho provato ad utilizzare altri due strumenti che mi aiutano per capire un pochino se riuscivo a utilizzare questa cera. Il primo strumento, non mi usciva, che ho utilizzato è stato un classico pennellino scovolino tipo quello per il mascara per sistemare un po' le sopracciglia. L'ho intinto all'interno ruotando così si vedono ancora i solchi rotanti e l'ho utilizzato come se fosse un mascara colorato praticamente per le sopracciglia. Dove c'è il pelo, ovviamente me le ha messe in posa, me le ha colorate, bellissimo. Dove per esempio qua ho un triangolo dove mi manca proprio il pelo, questo tipo di strumento non mi ha permesso di avere lo stesso effetto bello di sopracciglio, uguale da tutte e due le parti, mancava sempre questo triangolino. Quindi ho provato a utilizzare un pennello angolato a setole rigide. Questo tipo di pennello è molto rigido, ha delle setole di plastica durissima. Non ricordo questo set dove l'ho comprato, ma probabilmente dai cinesi. E, tra tutti gli angolati che ho con setole normale, questo è il migliore. Non lo utilizzerei mai per creare una linea sull'occhio perché mi graffia tutto, però per utilizzare questa cera è perfetto, nel senso che ovviamente dove c'è il pelo lo riempie, lo sistema eccetera. Dove invece mi manca, visto che è così rigido, riesco ad andare a creare il sopracciglio mancante. Quindi un pennello da pochi centesimi di un set dei cinesi, se ricordo vi lascio giù nell'info box la recensione di questo set, che è terrificante. Non, cioè se lo faccio vedere a una che si intende di trucco mi dice ma che stai utilizzando? E proprio sono setole durissime, però funge. Quindi non sempre le cose tra virgolette di alto livello comunque di normale livello fungono, a volte servono anche cose del genere terrificanti, ma servono. Ok, per questo video recensione i prodotti per ora finiscono qua. Si è fatta una certa, devo andare anche a cucinare, quindi per ora credo che la
chiuderò qua perché è l'una. Io nel frattempo ti ringrazio se hai visto questo video, spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti va, ovviamente mi puoi supportare con un pollice in su e se ti va sempre, ti puoi iscrivere al canale per non perdere gli altri video. Io nel frattempo ti ringrazio per aver visto questo video, ti mando un grosso bacio, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!